Questa è una parte bella che ho scoperto qui. Insomma, io con quattro figli avrei sognato quando giocavo che durante le partite tenessero i bambini. Quindi questa è l'attenzione, voglio dire, che c'è maniacale a 360 gradi su tutto. Sì, la famiglia durante la partita, per chi ha i bambini, ha una babysitter, c'è una nursery che tiene i bambini, così tu ti puoi vedere tuo marito giocare. Tutto fa punto. Bel concetto, tutto fa punti. Sono stato a Udine, ho passato un pomeriggio con Balza e ho cercato di capirne qualcosa di più di questo club che è in Serie A da 29 anni consecutivi, uno dei pochi con uno stadio veramente europeo. Intanto, avendo tanti stranieri, il club ha l'obiettivo che imparino l'italiano il prima possibile, sia per il campo sia per le interviste. Si lavora così: tutor individuali via Skype, che abbiano una conoscenza della lingua madre del giocatore, con 3 lezioni a settimana. In più si organizzano corsi per le mogli e per le fidanzate. Durante le riunioni tecniche c'è un sistema di traduzione simultanea con le cuffie per chi è appena arrivato. Ora capite perché in alcuni club, dopo 2 anni, i giocatori non fanno ancora le interviste in italiano e Udine sì? In più, l'Udinese ormai è un marchio. Nel piccolo, quello che sono Borussia Dortmund e Lipsia, cioè se vai lì, sai che vieni valorizzato. Se si osservano i nomi di calciatori acquistati e rivenduti a prezzi quintuplicati, beh, la lista fa impressione. Da De Paul, preso a 10 e venduto a 35, ad Alexis Sanchez, preso a 3 e venduto a 26, passando per Meret, Cuadrado e Molina, da 0 a molto di più. Io credo che questo sia un club che abbia un'identità molto forte, non solo per un sistema di gioco, anche per il posizionamento che hai sul mercato, per quella che è la riconoscibilità dello sviluppo del talento. Però è chiaro che è un club dove il giocatore viene non solo volentieri, ma anche l'agente o l'intermediario ti può proporre maggiormente un giocatore. Perché? Perché sa come si lavora in questo club. Riconoscono nella maniera più veloce possibile questo club come una famiglia, perché l'aspetto umano, l'aspetto emozionale, l'aspetto, voglio dire, di comfort, passami il termine, dove tu ti senti a tuo agio all'interno del club, fa sì che poi dopo le prestazioni in campo siano prestazioni, secondo me, di alto livello. A Federico Balzaretti, ex braccio destro di Monchi alla Roma e poi direttore sportivo del Vicenza che ha vinto la Coppa Italia, chiamato quest'anno ad un salto importante di categoria, è stato chiesto di integrare il classico lavoro dello scouting con l'analisi dei dati. In poche parole, vogliono una versione moderna del ruolo di direttore dell'area tecnica. La visione del direttore sportivo è sempre colui che fa mercato, poi invece c'è tutta un'altra area che dura 10 mesi l'anno che è completamente su altri dipartimenti. La figura del direttore sportivo è cambiata tanto negli anni, la denominazione è anche un pochettino cambiata, no? Si passa da direttore sportivo, responsabile dell'area tecnica, un po' perché i club negli anni si sono strutturati tantissimo, quindi non è soltanto il ruolo del mercato, di chi fa il mercato, ma anche e soprattutto la gestione di tutti i vari dipartimenti, dalla parte dell'allenatore, del proprio staff, della metodologia, al settore giovanile, alla parte di nutrizione, alla parte di preparazione atletica, performance, analisi dei dati. Bisogna interfacciarsi con tutte queste aree e coordinarle e fare in modo che insomma poi parlino tra di loro e alla fine insomma abbiamo dei dati, abbiamo dei risultati, abbiamo delle analisi che possano essere insomma di un certo livello. Noi siamo nell'Udinese da più di 30 anni e io durante tutto questo periodo ho sempre vissuto all'estero. Però consapevoli di questo, abbiamo dotato la società di tutte le strutture affinché sia autonoma, ma senza voler far mancare il nostro supporto costante, sia finanziario che anche personale. Ci sono molte proprietà che oggi sono presenti all'interno poi delle parti decisionali, no? Qui abbiamo per esempio un presidente come Gino Pozzo che fa calcio da tantissimi anni, che assolutamente ha delle competenze calcistiche di altissimo livello. All'Udinese sono coperti intensivamente circa 50 campionati, ognuno ha la sua zona di competenza, per esempio c'è lo scout dei Balcani, quello della Scandinavia, poi tutti riportano ad Andrea Carnevale. Come naturale, prima c'è una scrematura video,
poi si passa all'osservazione sul posto, sul campo. L'occhio umano, come insegna Walter Sabatini, maestro di Balzaretti, fa sempre la differenza, così come incontrare i calciatori e i familiari prima di scegliere. Ma qui siamo quasi all'ABC. A Udine li prendono baby e li mandano fuori pronti per una grande, esattamente come una grande babysitter.